finalmente abbiamo abbiamo un Transformer, che era un po' che non era un po'? Sì, soprattutto che non recensivamo cose che arrivano dalla Cina e da Show Z. Sì, ecco, perché dai, sì, ma è sempre che due balle. Lei sì, perché lei cosa vuole? Lei cosa ma io voglio. Ma adesso mi dica che cosa vuole. Va bene, va bene, va bene. No, non ci si può. Allora, di potere robotico non ci si può lamentare. Boh, e non ci si può, e non ci si stufa neanche. Non ci si stanca mai di potere robotico. Esatto. Comunque, io direi che qua abbiamo sempre l'avvocato. E poi abbiamo anche il dottor Lobo che è venuto a trovarci un'altra volta. Un'altra volta. E non è detto che ci sia nel seguito della chissà, chissà. E poi appaiono, spariscono. Sai che noi intanto abbiamo avvocato. Sì, no, ma detto che appaiono, non ci siamo, non ci siamo. Purtroppo la costante saremo io e lei. Purtroppo sì. Vabbè. Per la non gioia di alcuni utenti. Esatto. E Jerry Dunlop. Speriamo che tu ci io segua. Io credo che sia contento. Io spero proprio di sì, e fatti sentire Jerry. Certo. Assolutamente. Bene. E quindi, cosa abbiamo? Io li ho messi tutti e due, però in realtà il protagonista sarebbe lui. Lui. Perché lui è God Bomber. Noi stasera recensiamo God Bomber. Che poi diventerà God Jinrai, caro. Ma quell'altro l'abbiamo già fatto? Sì, quello è Super Jinrai. Ma quando l'abbiamo fatto? Tanto tempo fa, almeno più di un anno fa. Se lei mi dice che avevano fatto un Takara? Sì, ma quello là era God Jinrai completo. No, allora, abbiamo fatto Takara... Sto facendo confusione. Lei sta facendo confusione. Allora, sì. Perché esiste un box della Takara dove ci sono dentro tutti e due questi ok. Però li avevamo fatti separati. Avevamo fatto un Super Jinrai e un God Bomber. Poi li avevamo uniti e avevamo fatto in quel caso God Jinrai. Poi io l'ho venduto. Va bene. Ed è nel frattempo, nel contempo, era uscito Super Jinrai, che è questo qui dietro, che sarebbe Jinrai, la motrice che diventa molto simile a Optimus Prime, e il suo rimorchio che diventa praticamente una sua estensione e diventa un robottone molto più grande. Ok, però lui non l'abbiamo visto. Certo che l'abbiamo visto. Ma quando? Gli ho detto, sarà un annetto fa che l'abbiamo fatta questa. Sì, che non me lo ricordo. No, lei non se lo, però glielo dico, lo vado poi a cercare. Ma dai, andrò a rivedere. Ecco, dopodiché, dato che nella serie Master Force, noi vedevamo subito lui. Poi arrivava il suo rimorchione, diventava gigantone, okay. Però poi dopo prendeva degli schiaffoni da un altro gigantone che era Overlord, e allora gli davano l'upgrade che era God Bomber. Quindi oggi facciamo God Bomber. God Bomber, e poi faremo anche un bonus tutto unito. Tutto unito. Sempre nella stessa recensione che andremo a fare. Quindi God Bomber più... più Super Jinrai, che diventa God Jinrai. God Jinrai, alla fine God Jinrai, diciamo, quello esatto. Che compie tutto il percorso, eccetera. E quindi lui sarebbero le parti aggiuntive. Lui si chiama nella versione Fansobby God Armor, che non è per niente sbagliato come definizione. Perché lui diventa un robottone bello grosso, bello sostenuto, però scomponendosi diventa fondamentalmente un'armatura per Super Jinrai. E quindi da quel punto lì, da quel punto di vista lì, il nome God Armor non è neanche, anzi è particolarmente azzeccato, anche se il suo vero nome è God Bomb. Vabbè. Dio Bomba. Non è, il Dio Bomba. Sì, che non è visto in maniera... Neanche il Dio Armatura. No, God Armor. Tradotto in maniera papale. God Armor. Che però sarebbe più azzeccata la nomenclatura God Armor. Ora, se vogliamo vedere nella versione quando sono alt mode, potrebbe. Tanto c'è una forma un po' roulottara, questo. È un po' molto roulottara, anche se sarebbe un roulottone molto figo, però. Sì, però è un con anche i cannoli. Poi dopo si potrebbe anche mettere un, che se poi vi farò vedere con i vari accessori, mettere proprio un cannolone là sopra. Però dato che lui è signor roulottaro, vedete che qui ha Sì, c'è il gancio. C'è il gancio e praticamente il nostro Jinrai si trascina dietro. Si tira dietro il suo rimorchione e poi dopo c'ha
l'appendice dal quale figa due rimorchi addirittura. Quindi c'ha il rimorchio da lavoro e il rimorchio anche da rullottare, sì. Da rullottare, via. Quindi ha sganciato tutto. Sì, 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 sì. Vabbè. E adesso vi faccio un attimino a vedere anche la dove va lei? Sì, perché non l'ha portata dietro, eh. No. Volete salutare intanto, cantare una canzone? Allora, intanto vi faccio vedere la confezione che ho prenda. Sì, mi sembra una roba proprio... Ci sta facendo delle confezioni. Cioè, abbiamo delle confezioni che non sono una gioia. Sì, perché già quella di Super Jirai era carina. Questa qui hanno preso un bel scatolo di cartone. Sì. Poi hanno fatto una bella passata con una stampante a colori. Ma è una scatola da scarpe. E ce l'hanno poi attaccata anche male, per giusta. Sì, sì, sì. Quindi, cara la mia fansop. Ma perché i bambini alle dita piccole non riescono a stenderlo bene. Guarda. Ci sono le bollicine, si lasciano. Loro comunque lasciano qui il nome della loro ditta, fansop. Per carità, loro si prendono proprio i meriti e i demeriti di... quello che fanno. Esatto, quindi, andiamo un attimino a vedere anche quello che abbiamo c'è. Dietro anche qualche foto orrenda. Sì, in bianco. E qui vi fa vedere stampe. Come si aggancia il roulotteau, qui ve lo fa vedere in roulotte mode. Sì. In robot mode. E poi ci sono tre pistole. Arrivavo anche un po' al contenuto, perché lei non si ricorda nulla. No, di questa... nulla. Non ho guardato questo cartone animato. Questa serie Master Force. Io invece c'ero particolarmente legato proprio per il fatto che proprio mi commuovevo. Cazzo, è tornato Optimus Prime, Commander, che si unisce poi al rimorchione e diventa... Ah, quindi questo non odiavi ancora il volontario? No. Al tempo no, ma poi non... Non viene nella serie animata, io non ci badavo perché poi ero proprio rapito da Optimus. Era ingenuo. Però il fatto è che non viene menzionato. Non viene menzionato la roulotte, ha capito? No. Cioè, ti viene presentato come un camioncino. Sì, sì, sì. Un appendice. Un po', Sì. Allora, vediamo qua. Che bello. Sono qui. Intanto qua ci sono le istruzioni. Beh, almeno questi hanno le istruzioni. C'è anche il, come si chiama, la scheda. E qui vediamo un attimo anche i vari accessori che io non ho ancora sbustato e neanche smistato. Le stavo dicendo che in questa serie praticamente è una fusione tra robot e umani. Sì. Perché in questo caso qua ci troviamo i tre pistolini che erano i cosiddetti umani che entravano in sintonia con dei mezzi meccanici che in questo caso erano delle macchine. Allora lui, questo sciocchetto qua, entrava in sintonia con un camion dei pompieri. Ah, quindi abbiamo teste che non c'entrano niente con... No, sono collegati. Sono collegati perché comunque God Bomber era un robottone che fungeva da armatura di Super Jinrai e aveva sì un'intelligenza artificiale, ma non aveva una vera anima, come potevano avere i vecchi Transformer intesi come per l'appunto Wheeljack o Optimus Prime. E quindi lui praticamente, se tu gli davi un ordine, va che va là, lui ci andava, lui lo faceva, però non prendeva un'iniziativa vera e propria. Quindi loro, qui all'interno, vedete qua, poi viene giù la cabina, e praticamente andavano alla guida. Cioè lo guidavano. Però quando proprio si trasformava in robot ed era anche un appendice, cioè un'estensione. Però dico, queste teste andranno su altri robot? Sì, assolutamente sì. Che tra l'altro, adesso qui io li sto anche... Stai distruggendo? Li sto smanacciando veramente in maniera orrenda. Forse ma sembra deforme. Sì, ma ripeto, è colpa mia. Adesso poi dovrei guardare le istruzioni per capire... Le distruzioni. Per capirci meglio. E quindi erano praticamente le teste di vari robotini. Che tra l'altro questa che è Minerva... Sì, infatti lo vedevo un po' femmina. Mm-hmm.
sarà la prossima uscita della Fan Sobby. E l'hai già cliccato? Sì. Sì. Sì, ma c'è un motivo. Ma c'è un motivo. Ma c'è un motivo. Chiaro, ma c'è un motivo. No, ma per carità. No, ma c'è un motivo che, molto forte. Oh, è quella. In quel caso lì è che questa fisciolina qua si ritrova a guidare una macchina della Madonna. Tipo? La Porsche 959. Metta via questa sua manaccia. Beh, cazzo, stiamo parlando di una macchina, cioè, da fuori di testa. Quindi non lo si poteva assolutamente. Solo perché guidava la macchina. Sì, ho capito. Sì. Vabbè. Perciò non capisce proprio. No, di macchine. Poi di macchine zero. Allora. Anche perché lei mi ha appena citato una Porsche di cui non ho proprio idea di che roba sia. Insomma, mettiamo l'immagine qui sotto. Non sono in grado, quindi comunque era Porsche, ha detto 959 e la macchina, cioè Bill Gates per quella macchina lì ha fatto follie per averla e ha anche beccato un multone, lui se lo può meritare. Lei considera che quella macchina lì era del 1986, faceva già i 320 all'ora, ma era bella, cioè, perché le Porsche non è che fosse questa forma da topo di solito. Le Porsche avevano. Ce l'ho dai come. Io lo mando da un'altra parte. Beh, io scusi, lo mando su un altro canale. Io mando. Ma mi scusi, avevano queste forme topastiche. Non avevano delle forme dinamiche alla Ferrari, a modi Lamborghini. Comunque, perché io sono inorridito. Vabbè. Meno male che non è un canale di macchine questo. Ah no, di sicuro no. Perché? Allora, perché sennò perdevamo metà degli iscritti così. Allora, forza 10, quindi è bello forzuto. Wisdom, che cazzo vuol dire wisdom? Wisdom, non lo sai. 6. Vabbè. Sì, non mi hanno appena mostrato la foto di questa. Ma non so di merda se ne mangia il carretto, scusate, non so se si può dire merda. No, ma ti piace, dottore? Non è una brutta macchina. Vabbè, porca troia, porca vacca, cioè, sì, ma erano delle macchine. No, la macchina va in giro. Ma lasciamo perdere. Sa, dica. Velocità 8. Coraggio 6, vabbè, tanto. Mi sarei aspettato qualcosa di più. Ma hai detto, non era dotato di una personalità vera propria, okay. Quest'essere. Potenza di fuoco 10, resistenza 8, tactics 7. Tanto vedi, gli devi dire quello che doveva fare. E lui faceva. Vabbè. Niente. Adesso il prossimo passaggio. Vediamo un attimo anche le armette che gli volevo applicare. Allora. Allora, cosa c'è? Vediamo. C'è uno spadone. Vedete che qua. O comunque un randellatore. Sì. Spadone strano comunque. Sì. Sembra che sai quei bagagli per guardarti dentro in gola dei dottori? Aspetta, venga qua. È quel bagaglio lì. Ok? Ce ne ha due uguali. Sì. Adesso non mi chieda. Perché choose my key one. Esatto. E poi secondo me, vede, dai, prende. Beh, un pistolone. No, quella è una sigaretta elettronica. Secondo me. Lo svapo. Fuori entra. Fuori esce uno di questi. Fuori entra. Jerry, dacci una mano tu. Sì, che almeno sai l'inglese. fighe, che due bei cose. Che bei pistoloni, E ci fichi su. E secondo me lo questo pillolone. Spa. Mi addosso. No, guarda. Spara un cazzo. Spara. Non spara un cazzo. No, ma deve spararlo. Sì, ma... No. Qua? No. Sa, dai, ci sa un botto questo. Vada. No. Io ho provato a schiacciare un po' da tipo così? No. Tac.
Ma una chiave, no, esistono sempre le istruzioni, ma noi non vogliamo, no, di solito, cioè, perché noi siamo un po' muli, è un'offesa per le istruzioni e quindi veniamo offesi spesso. E poi mi c'è una pistola che provo, sì. Lei intanto Potolli, e poi c'è un testone per quando sarà unito, aggiuntivo. Eccetera. Ma diverso da un altro che ne salta fuori, o va agganciato? Che ne sappia. Cioè, no, questo è un testone aggiuntivo a quello che salta fuori? Sì, siccome bisognerà togliere quello che c'è. E poi dopo qua, questo. Poi adesso le do il giochino per trovare. Però vedete, qui va il pistolone, e dato che insomma ha una grossa potenza di fuoco. Potenza 10 ci sta. Non spara, però. Vabbè, ma dettagli, La ruota da girare. Partenga. Grazie. Le gengive, ma arriva. Niente, facciamo vedere le istruzioni e poi dopo basta questi incipi. Sì, perché sta già durando troppo. Lo vedremo altro che incipi. Vedete qua. È questo qua. Tiri, mandi avanti. No, quel bagaglio qua è forte. Sto schiacciando. Aspetta. Guarda che ci sarà una sicura, guarda che questo qua. Come ha fatto? Vedi, qua c'è una sicura. C'è una sicura. Li blocchi, sblocchi. Figa. Però abbiamo usato le istruzioni. Nulla di. Ma ce n'era un altro di spostoni, se voleva. Adesso dovrebbe essere. Ah, così l'hai bloccato ancora. Sicuro? Sì. No, così è siccome è bloccato. Così è armato? O così? No, siccome è così è bloccato, è infatti non va. Sblocco così. Vale. Beh, c'è della potenza. C'è della potenza. E qui mi fanno vedere poi tutti i vari passaggi per trasformarlo. A parte che vi fanno vedere anche i vari omini. Ah, ma forse bisogna togliere una parte. Cioè, questa parte qua del tipo, culo. Se io gli tolgo questa parte qua del culo. Sembra che sta... Che tra l'altro, sono in scala con... Le do ancora 3 minuti, Va bene, via. Ah, sono in scala con... Beh, lui, questo qui sarebbe in realtà Jinrai. Lui è Jinrai. Kilu. Che poi si trasforma e si attacca alla motrice e diventa, diciamo, il primo stadio di Jinrai. Okay. Poi si unisce al remorchio in Super Jinrai. Ok. Rulottone Gojirai. E loro tre prima andavano sul. E siamo. Cioè, va bene questa altezza. Lui è un po' più grosso. Beh, lui è un adulto, loro sono dei bambini. Cioè dei ragazzotti di 13 anni. Che gli danno il robottone. Quindi che la ragazzotta. Infatti loro un po' sono un po' in competizione. La ragazzotta con la porca. Lui invece c'ha la macchina della polizia e lui invece c'ha il camioncino dei pompieri. Ma farà il click anche sugli altri? Sono meno tentato, però conoscendo la fansobic non è carissima e conoscendo il suo dito che va un po' da solo, è il mio udito, il tuo udito. Ma lei non pensi così male, no io penso bene, così abbiamo materiale, abbiamo sempre novità materiale. Lei comunque si lamenta, no, vanno messi a posizioni giuste. Beh, è comunque una novità. Tipo, questo sarebbe una domenicale per me. Sì, no, e quindi andrà nelle novità della domenica. Speriamo alla svelta. Ah, beh, dipende da lei. Dipende da lei. Dovrebbero fare i mesi da 8 domeniche. Non da 4 domeniche. Sì, quello è quello del dottore. No, aspetti, voi non avete capito. Si allunga ancora. Si allunga sempre più lungo. Perché si gira. Si gira, vedi, perché l'ho preso. Faccia vedere. Cioè, ci siamo nei. Ci stiamo. Devo capire come si gira. Perché bascula, c'ha ragione. È in basculatorio. Eccolo, tac. Ed ecco qui, venga. Così va ancora più in fondo. Così ci andiamo a giocare con le tonsille, le spostiamo, ci diamo i pingolini. Finché si gioca con le tonsille, poi giochiamo con... Si dice, giochiamo con le palline. Con le palline.
siete vergognosi. Io adesso in un anno di secondo lo voglio vedere trasformarsi. Allora, con una fatica enorme ho recensito qua God Bomber e viene l'ho trasformato. Sono cotto, guardi, mi perdoni. No, non si preoccupi. No. E allora l'ho trasformato, l'abbiamo qua messo giù e vediamo che è un ragazzone. Un ragazzone che ha mangiato tortelloni. Sì, è venuto fuori un ragazzone, da quel mezzo camioncione è venuto fuori un ragazzone. È venuto fuori un po' così. È quello che è. È un squadratone. Sì, è quel che deve essere. Ma, tra virgolette, anche la sua versione anime la rispecchia abbastanza bene. Anche perché lui funge da vero e proprio bonus a Super Jinrai, per poi diventare God Jinrai e dargli quel quid in più per poter schiaffonarsi con Overlord, che è il suo cosiddetto alter ego o comunque antagonista della serie. E vediamo insomma questo ragazzone qui con i vari dettagli che ha. Allora, vi devo dire una cosa. Poi sono pentito di averlo preso. Spero che la faccenda migliori quando andremo poi, quando lui dovrà svolgere la sua vera funzione. La sua vera funzione. Che è quella del Super Jinrai, del God Jinrai. Sì. Io non ho grosse aspettative, però. Beh, allora, io la mia aspettativa, eccetera, che comunque miglioreremo la versione Takara, che abbiamo già visto in precedenza, nelle dimensioni che nel... Ritorno a dire, io purtroppo ci sono legato molto forte effettivamente a questo robottone, anche se lo vado a rivedere nell'anime, non è che poi fosse così bello. No, meno male che adesso finalmente sta ritornando un po' nella sua... Ha ragione, però all'epoca mi... Capisco. Era stato veramente fuorviato, anche perché io avevo ancora un po' il cuore spezzato da una fine che non avevo ben capito quale fosse quella di Commander alias Optimus Prime. E io me lo ritrovo qua, che si combina, diventa un super robottone, insomma, io ne ero rimasto veramente estasiato. Chiaro che Fansobby non è fanstory. No. E quindi... E non è neanche Takara. No. Non è neanche Hasbro. No. E non è neanche Mastermind, l'MMC, Mastermind Creation, Ocular Max, Gigapower. Gigapower, eccetera. Quindi questa si chiama Fansobby. Okay. E all'epoca, anche quando prese qui Super Jinrai, ero comunque ancora ero gasato da questa cosa. Io proprio ho venduto il mio taccarone, ho detto adesso la prendo quello gagliardo. Niente. Beh, ma ancora non si sa. Allora, intanto vi voglio far vedere alcuni particolari che, a parte vabbè il pistolone, ad esempio qua le braccia praticamente sono fatte così. Cioè, tu lo vai, glielo vai a piccare, se ci sta. Una specie di attacca stacca? Sì, c'è una specie di attacca e stacca che è più stacca che attacca. Non riesco più a ficcare. Adesso non ficca più. Non ficco più. Naturalmente sempre le solite figure del cazzo in diretta. Ma perché? Si vede che si è offeso perché gli hai detto che insomma che fa cagare. Esatto. Ma la posizione è questa, c'è poco da fare, però. Allora dai, sensei. Dai, sensei. Ecco, adesso ho sentito un click. Ma in realtà perché ci sono buttato male. Vabbè. Cioè, quindi capito un po' come sono fatte queste braccia di merda. Di merda sono fatte, via. In realtà sarebbe più o meno così. Sì, no, guardi qua. Cioè, se io adesso tiro, il risultato è questo. Quindi praticamente questa linguettina qui si deve andare a incuneare in questo... Certo. E in quell'anfratto... È più o meno così. Però secondo me non ho fatto giusto neanche... Beh, lì è proprio...
bro. Sì, no, vedete qua come perdi, insomma, fa cagare. Cioè, non so bene. No, ma giustamente è giusto anche essere obiettivi. Esatto, criticare se uno, insomma, ho fatto l'acquisto, ormai l'avevo fatto. Spero che quando si andrà a incuneare, a diventare super mega G-Rai, come cazzo si chiama, Gojin Rai sarà un robot figo, ma figo almeno che sta insieme, sì, perché questo qui non sta neanche insieme, guarda che roba, a meno che non sia così la... Però così non può essere, perché poi dopo si piega, mentre invece qui il gomito deve avere la piegatura giusto. Deve avere la piegatura in questo modo, però non ci sta. Che incazzatura! Adesso sale l'incazzatura. Ma non è possibile fare una roba così di merda. Non riesco a davvero, starcione, io adesso sospenderei un attimo per cercare. Io volevo continuare perché la vedevo in una bellissima difficoltà. Comunque sì, aspettiamo, ci vediamo fra un nanosecondo. Un attimo con il fuori onda, ho messo lì appena e è andato tutto a posto. Ma niente, vedete che è un plasticone di 32-33 cm buttato lì. che adesso vi facciamo un attimo una piccola comparazione. Una comparation. Con il suo fidanzato, esatto, con Super Jin Rai. Oh. God Bomber e Super Jin Rai sono fidanzati finalmente insieme, e vede che comunque Super Jin Rai un po' di dettagliamento ce l'ha almeno, cioè, un bel baraccone però. Vabbè, ma è così, cioè, alla fine se lei va a rivedere anche l'anime è questo. No, certo. Ma anche perché probabilmente anche l'anime Mi viene qua con la bicchiera. No, io sono a posto così. Anche l'anime con la sua trasformazione così, sai, è le comda a disegnarlo e poi dopo con non è facile poi metterlo nella realtà. Viene una cosa così. Ma meglio, a un prezzo ben diverso. Beh, però. Certo. Perché qui parliamo di $199, comunque sold out, Super Jin Rai, sì. E $129 God Bomber. Ok. Che combinati formano God Jin Rai. Super God Jin Rai, ma formano $320, ecco, okay. Tutti e due, per averceli tutti e due. Comunque è John. Giusto, Show Z, che naturalmente lei metterà su tutta la recensione il loghetto. Ha fatto bene, è che eravamo già partiti comunque durante adesso che ci penso. E vi volevo far vedere un attimo, visto che io ho legato proprio effettivamente al discorso che lui gli assomigliava particolarmente tanto, perché ci sarebbe Jin Rai, che sarebbe solo la motrice, sì, che era praticamente un Optimus Prime, che poi si fondeva con Rimocchione e poi dopo c'era un altro Rimocchione. Esatto. Le posso dire che però, almeno vedendo esteticamente, Overlord, che sarebbe il suo antagonista, è molto meglio. Ah. Sempre della fansobby, però ho un po' paura di tutto il plasticamento che c'è... Che c'è. Se magari un giorno ci sarà maniera, magari me lo... Ma secondo me lei... Ma però ho resistito, non ho ancora fatto. Comunque, qui vedete che insomma è un'altra roba qua. Beh, vabbè, sì. È un'altra roba. Anche se, comunque, ve lo so tanto far vedere una comparazione di dimensioni. Che questo costa come loro due insieme. Bravissimo. Però, fondamentalmente... Però è bello. È chiaro che lui ha tanti accessori, però sì, anche loro hanno diversi, insomma... Vabbè. Ci sono pro e contro di tutto, certo, ciò. Certo. Però le posso dire solo una cosa, che mi ha dato più fastidio la spesa che ho fatto per lui che per il Metal Structure, sebbene sia stata più alta. Vabbè. E tra l'altro, lo diciamo qua, tanto oramai non lo so, tempo perso e soprattutto tardi. Allora qua ve lo dico e affermo che il modello dell'anno per il 2019 è lui,
Perché è lui, vince sì, lui. Vince lui, ma perché? Ma dai. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma dai. Ma perché? Per una volta tanto ascolta anche il consiglio che mi diede Viper, del fatto che aveva ragione. E già non posso rimuginare su questa cosa. Meglio fare il modello dell'anno corrente, un pezzo recensito durante quell'anno, perché non ha senso andare a fare ed eleggere il modello dell'anno a febbraio, marzo 2020 per il modello del 2019. Meglio quando si chiude il 2019 o barra 2020, che è quest'anno corrente, a fine 2020 eleggeremo il modello dell'anno 2020 recensito nell'anno nel 2020, anche se è un pezzo magari che è uscito nel 2019. Ho capito. Fisicamente lui è uscito nel 2019, mi è arrivato nel 2019, certo. E lui vince. E lui vince. È chiaro che aveva una concorrenza non agguerritissima, quella dell'anno scorso, perché c'era l'Eva 01 Metal Bead, che anche lui si è piazzato. Altro modello che ho goduto particolarmente tanto è la Yamato GX86, che anche lei con i cannoni, eccetera. È chiaro che il 2020. Lei. Giusto, è vero. Mi stavo confondendo perché Metastructure in realtà è una recensione comunque del 2020, però lei mi diceva che comunque sia talmente fuori scala che per forza vince. Ma vedremo. Magari, visto che il primo posto magari è talmente scontato, magari nel 2020 faremo anche un podio, un primo, secondo, terzo posto, visto che ci sono nuove case che si affacciano all'orizzonte di questo anno corrente. Semmai arriverà quel pezzo. Semmai. Quindi lui vince. Lui vince il premio 2000. È d'accordo? Sì, va bene. Va bene, sì. Con la mia, come dire, valutazione. Cioè, meglio lui che un'Eva, comunque. No, ma anche con ma non mia... per l'antipatia verso gli Eva, perché. Ma lei è di parte. Sì, un po' sì. Però quello che voglio dire, se era d'accordo con me per il discorso, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso ciò che è uscito nel 2019. Sì, no, è giusto. Ciò che è uscito nel 2019. Dal 1 gennaio al 31 dicembre di quell'anno lì, Sì. E a questo punto magari non vorrei allargare la rosa dei pretendenti. Anche se magari ci andiamo a mettere dentro qualche modello uscito in precedenza, quindi negli anni. Quindi che non vinca magari anche un modello. Una roba vecchia. Roba vecchia. Ma ce l'apriamo, la facciamo proprio open la classifica. Ma veda lei. No, ma veda è lei. Una cosa che le sto buttando lì, tanto che stiamo recensendo sto coso. Sto coso. Va bene. Va bene. Va bene. E quindi adesso qui abbiamo visto anche i due. Prima di. Adesso lui lo togliamo. Facciamo solo una cosa, sì. Lo pesiamo, sì. Poi dopo andiamo a pagellarlo. Pif. Vediamo quanto pesa sto plasticone. Schiaccio qua? No, deve schiacciare là. Pif. No, ma pesantemente. Pif. Bravo, rischiacci. Pif. Aspetti, andiamo. 910 grammi, beh, anche cicciotto. Beh, è bello grosso. Sì. No, bello alto. La cosa di positiva che ha è esattamente poi proprio le sue dimensioni. Che sono irragionevoli. Ma anche perché poi dopo lui deve essere rapportato con il suo antagonista, ossia Overlord, come vi dicevo. E quindi devono avere una dimensione analoga. Notevole. Anche perché loro comunque combinandosi in questo modo avevano una dimensione più o meno comunque di un combiner, quindi una dimensione di un certo peso. Devo prendere gli stronzetti o li ho già portati lì, giusto per farvi vedere gli accessori. Devo averli portati qua, ma li ho persi. Eccoli qua. Ah, gli omini che li avevamo visti comunque. Esatto. Allora, ciao. Che poi erano dei coprotagonisti della serie, anche perché in questa serie che si chiamava Master Force
che venivano dopo gli Headmaster, hanno voluto fare la sanata, quella di coniugare robot con uomini. Con uomini, cosa che secondo me si sono accorti di aver fatto una sanata a percorso iniziato e poi l'hanno pezzata, togliendo il fatto che poi dopo si è liberata l'anima vera e propria del robot e quindi l'omino insomma è andato un po' a fanculo. E siamo tornati alla cosiddetta vecchia versione, ossia al robot senziente. Oh, la porca di quella sana. Vogliamo perdere ancora più tempo a mettere sti cosi? Sì, sì. C'ha, devi andare a, a mietere. A mietere. Lei mi dia una mano delle volte. No, lei invece vuole solo... Io le do anche troppo una mano. No. Ok. Allora, praticamente adesso pagelliamo sto coso. Sì? Ma dopo il pagellone, ragazzi. Sarà un bonus. Perché il fatto che comunque lui si fonde con Super Generai. Quindi continuate, non è finita la recensione. No. Allora, God Bomber. Che sarebbe Cod Armor per il nome, diciamo, falso. Allora scriva quello. God Armor. God Armor. Perché lui comunque effettivamente è un nome anche abbastanza azzeccato per il fatto che è armatura divina. Che proprio va a impattare su Super Jirai. Patto estetico. Dai, 6 glielo do proprio. Materiali, 4. Verniciatura, 7. Posabilità. Con tutte ste righe. 2. Accessori, ma qualche accessorio c'è. No, ma gli ho detto con tutte ste righe. Non c'è. Accessori, ci sono vari accessori. Sì. Vari omini, sparini, cagatine, vari accessori, dai, 6 glielo diamo. Trasformazione, ma è semplice, però fa cagare, 5. Cosa vuol dire che è semplice ma fa cagare? Perché guardi il risultato. No, ma la trasformazione in sé è stata difficile, no, ha dovuto... però i bracci che non stanno attaccati, cioè, adesso... Vabbè. No, ma infatti, confezione, 2. Cioè, fa cagare, sì è vero, fa cagare il cazzo. Praticamente c'è un cartone, una sorta di brown box. Sì, questo cartonato che abbiamo visto prima. Cioè, qui veramente siamo allo schifo più schifo. Mamma mia. Incazzatura, 7. Ogività, 3. Rapporto qualità-prezzo, ma il 6 glielo do perché c'è stato il bagaglione per $120 spedito, vabbè. Giudizio finale, 4. Speriamo che il tutto migliori un pochettino. Quando sarò, almeno che ci sia sto cosone che dici. Ma almeno fa un po' di figura. Perché comunque Super Jirai un po' di figura la fa. Comunque ci vediamo fra un anno secondo. È chiaro che. Andiamo a fare un anno secondo. Però vedete un attimo il pagellone, che poi c'è poco senso, però vabbè. Va bene, dobbiamo fare un'altra recensione. No, va bene, va bene. Vederei. No. Io non la farei. No. E quel bagaglio qui è tre volte comunque un Mazinga SP. Cioè comunque qualcosa... Sì, ma talmente brutto. Ma lei lo vede brutto. Perché se uno guarda anche un SP, vede comunque un Mazinga che è bello. Sì, anche se piccolo. Questo è brutto ed è anche grosso, cioè vedi che è una cosa grossa, brutta, comunque è fatto male, quello che, sia brutto è sempre opinabile, è fatto male, ma è fatto male. Vabbè, ci vediamo fra un po', vediamo se i due fidanzati una volta messi insieme migliorano. Di solito chi lo sa, le negazioni viene fuori una cosa bella. Chissà, può essere. Bene.
Oh. Allora, dopo uno schiocco di dita avete visto che... E dopo un pagellone. Dopo un pagellone. È la prima volta che facciamo un pagellone in mezzo a una recensione. Esatto. E dopo ci sarà un altro pagellone. Esatto, quello finale. Ed è tornato anche il dottor Lobo. Oh. Dopo l'inizio... Buonasera, ragazzi. Va via un bottegaio, arriva un dottor Lobo. No, arriva un dottor Lobo. Va via e arriva un bottegaio. Non mi ricordo se la prima c'era già... nella prima parte c'ero c'era quando erano cani, lui c'era sempre, lui c'era sempre, però ho fatto un momento in cui ero assente e poi pur essendoci ero assente, poi è arrivato il bottegaio, si sono trasformati e noi siamo ancora qua, noi siamo ancora qui e ci ha portato la birretta e anche le sprelle e tutto per carnevale, anche se non so quando andrà su questa recensione. Non è che poi passerà più. Non tardi, ma mentre parliamo, domenica è carnevale, mi sembra. E tra l'altro. E sarà il carnevale più deserto della storia dell'umanità. Questo prodotto poi anche lui è arrivato dalla Cina. Prima che scoppiasse. Meno male. Tutto il l'ambaradan. Chissà come se la starà passando John. Chissà John, facci sapere. Ma è un momento che sta bene, un po' minimizzato. L'unica cosa che parlando anche, non con John, ma con un altro cinese, è che ha detto che se i telegiornali ci dicono che sono morte 2000 persone, minimo vuol dire che ne sono morte... 5000! No, 50.000! È detto da un cinese! Effettivamente la cosa è molto strana. No, ma io ci credo a quella... Può essere, può essere. Anche perché scatenare il panico comunque non servirebbe. No. Giustamente è meglio far fare il complottismo, i terrapiattisti. Esatto, i terrapiattisti sono incredibili. Comunque, vogliamo parlare un attimo di lui. Ma vogliamo parlare di questo coso? Al posto di parlare di complotti, magari faremo anche una rubrica dedicata ai complotti. Ma chissà. Ma intanto adesso parliamo di robottoni, che è la cosa che il potere robotico predilige. Sa fare meglio. Ma questo che lo sappia fare non lo so. Si prova, però che lo sappiamo fare... sappiamo fare gli asini più che altro, ma... Ascolti, lei è contento finalmente di questo Jinrai che è nel suo cuore? Questo Jinrai che finalmente ce l'ha? Sono contento. Insomma, vediamo che la fusione finale di tutto questo Ambaradan crea questo accrocchio. Qua ci sono tre robe. No, due robe. Allora, se tre non è sbagliato... Tre robe. Tre non è sbagliato, ma in realtà forse bisognerebbe parlare di due. Di due, ok. Perché si parte da Jinrai, che ha più o meno questa dimensione. E mettiamo il vincitore dell'anno scorso. Esatto. E abbiamo Optimus Prime, che sarebbe l'equivalente di Jinrai. Okay. Poi Jinrai si fonde col suo rimorchio e diventa Super Jinrai. Ok. Poi gli dà un... E siamo al secondo step. E se siamo al secondo step, si passa al terzo step, God Jinrai, quando si fonde per l'appunto con God Bomber. Okay. E quindi diventa God Jinrai e assume questa dimensione. Che siano in scala MPI2... Nel senso che secondo me teoricamente se facciamo questo raffronto God Jinrai dovrebbe essere ancora più grosso, cioè dovrebbe raggiungere almeno la dimensione di un combiner, quindi quella dei canonici chiamiamoli 50 cm Z-Toy, Toy World e che dir si voglia. Così siamo sui 37 cm, che è sempre un ragazzone. È pur sempre un ragazzone, però l'hanno fatto in questa scala, l'hanno fatto con questa dimensione. Tutto sommato, l'impatto di potenza se la dà. È chiaro che la mia visione di fanciullo, quando rivedi Optimus, che lo chiamavo come si fondeva, insomma, diventava il super spaccaculi, io me lo ritrovai lì, col senno di poi... mi rendo conto che bello, bellissimo non è. Poi, ripeto, se al posto di farlo, magari l'attaccare in modalità masterpiece, o l'avesse fatto la fanstoy, sicuramente avrebbe fatto qualcosa di decisamente migliore. Noi cosa avevamo visto? Il Takara. Il Takara, ok. Takara che era l'equivalente dei Titan.
Titan, ah, okay. C'erano, dunque, c'erano i Combiner, poi erano i Titan Wars, comunque vabbè, quella roba lì, adesso ci sono gli Earthrise, che comunque è sempre quella roba lì, ibridata, Hasbro, Hasbro Takara, Takara allo stesso tempo. Qui siamo, diciamo, in una linea un po' più alta come qualità. Ma è venuto in mente una cazzata, dica, da dire, la dico subito? No, perché l'anno prossimo dovrebbe uscire, da quello che ho capito, Optimus Prime, cioè il sequel di Bumblebee. Ok. Se l'Hasbro ci vuole rimandare i biglietti... Però come sensazione che non ci hanno cagato, no, stavolta, neanche in nota. No, ma si erano presentati bene anche quelli della Hasbro, ci mandiamo, ci hanno mandato anche i biglietti, recensite questo, quello. Poi arriva il niente. Vabbè. No, i biglietti sì. Sì. Biglietti. Dopo che abbiamo detto che il film faceva cagare, non ci abbiamo fatto niente. O non l'abbiamo detto che mi faceva cagare, cioè, a parte i primi 5 minuti, sì, sì, no, però viva la sincerità, anche, no, insomma, no, dai, se ci rimandate, diciamo che è bello. Anch'io dico che è bellissimo. No, beh, abbiamo ho sensazioni buone per quel prossimo film. Cosa posso dire? Posso dire che la morale di quella cosa è che abbiamo sbagliato. Esatto. Dovevamo essere un po' più contenti. Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Vedete che insomma è carrozzato di 8000 armi, figa, ci sono le spade sulla schiena, i fuciloni sui piedoni, i fuciloni, il mega missilone sparante, il mega bombone, cioè, è un'arma vivente, è un'arma questo, vivente, no, quest'essere. Possiamo pesarlo, tanto sì, per vedere che cosa pesano combinati i due Super Generai e God Bomber. Non so se riusciamo a fare la prova Trider. Ma allora, in realtà sì, si potrebbe senza, però bisognerebbe farlo senza le armi. Vabbè, no, chiaro, non tanto le armi, senza la la light box. Sì. Perché andrebbe a. Vabbè, tanto la tira su. No, la tira su, ma lo possiamo fare. Adesso ci mettiamo un attimo. Ecco, comincia a perdere. Caduto una spada. Sì, perché? Ah, mi dà anche le botte. Sì. Con la spada è 2098 grammi comunque. 2 kg e 100. Quasi, no, sì. 2 kg praticamente 100. Vabbè, il ragazzone c'è, No, il ragazzone c'è. Cioè, è bello pacciotto. È bello Poi dopo, sì, c'è una bella panciotta, però insomma, non è da patolare tanto perché come ti hai visto perdi i tocchi. come ridere, anche perché questi qui della Fansobby ti fanno questi, poi glielo ficchi dentro, cioè praticamente ci sono dei giochi che tu lo tocchi, pum, cade. Infatti siete anche, già abbiamo fatto vedere anche che le spade tendevano a essere anche importanti come dimensioni. Adesso volevo vedere se riuscivo. Ecco, ecco. E vedete che questo qui apre la bocca, sì, e le vado a vedere le tonsille. È così più alto del robot. E vedete questo cannolo, questo spunzellatore. Sì. E boh, questo abbiamo visto. Allora vorremmo provare a fare la prova del Trider. Mi dica lei se ce la voglia. Ma devi smontare tutto. No, non smontiamo proprio un bel niente. Cosa fa? Cosa si inventa? No, beh, allora facciamo così. Lo prenda per le balle. Esatto, mandiamo indietro. Ah, ok, sì. La light box. Figo, lo mettiamo all'esterno. Lo mettiamo così. Adesso andiamo a prendere. Andiamo a prendere la nave che qui sembra una piccola bagnarola a confronto. Ah sì, cioè, metti la fianco, cioè, la piccola bagnarola. Ah, sì. Questa è la Diamond Princess, basso mio. credo che sia. E vediamo un attimo se brevemente riusciamo. Ecco, una roba furba che hanno fatto questi qui della Fansobby, vedete che qui c'è questa piccola porzione che fondamentalmente sembra un binario, che infatti ti pugna in un binario dove lo si fa dentro, non viene più via. Quello sì, sì, hanno fatto malissimo
l'attaccatura delle spade che viene via al solo sfiorarle, mentre invece i fucili che vanno dentro le mani rimangono fatti da furbi, esatto, perché rimangono conficcati assolutamente. Adesso sentite poi anche questi stock e qui a sorreggere questa nave qui non c'è mica problema, eh? No, non ci sono problemi. Basta. Cioè, la prova del Trident penso che sia superata nel modo migliore che un robot abbia fatto fino ad oggi. Probabilmente sì, anche perché non si appoggia. Beh, vabbè, c'è questi cannoli dove li appoggia. Ah, vabbè, se vuole il bordo. Sì, è la stessa cosa. Anche perché qua invece non appoggia. No, cioè, questo qui te la fa volare. No, anche perché è leggerina. È leggerina proprio perché ci sono gli snodi a scatto. Sì. E sì, quindi gli snodi a scatto è impossibile che cedano. È impossibile che cedano. Quindi siatene fieri. Perché se voi comprate un modello solo per il discorso supera la prova del Trider, no, allora qua siete a posto, cioè, nel senso, lui la famosa prova del Trider, lui è la prova del Trider, sì, esatto, sì. E soprattutto anche in questa, diciamo, configurazione finale, i pugni, almeno questo qua li tiene, sì, non come quando è God Bomber che li cadevano da tutte le parti. Quindi adesso passiamo direttamente al pagellamento. Oh là! Che vedremo se sarà un po' meglio di quello che fu il Takara, ma tanto non ci ricordiamo più. No, ma parte quello del God Bomber proprio. Ah beh, sì, God Bomber. Fare una mezza spaccata. Ha tenuto la mezza spaccata, Quindi è in forma. Oh, ecco, così mi piace un po' di più. No, ma tutto sommato unito, cioè, così ci sono ma secondo me all'interno comunque di una collezione lo si lascia stare, svetta. Allora vediamo un attimo, mi passi una birretta, guarda, io li vedo tutti e due, non esageriamo. Beh, intanto finiamo questa, se vuol fare un'ibridazione, sì. Allora ibridiamo. Questo si chiama God Generator. Allora, impatto estetico. Ma allora, di dettaglio ce n'è anche tanto, se andiamo a vedere anche i vari dettagli su. Questo qui faccio dei piff che voi non vi immaginate. Un piffone, fa dei piffoni. Che non vi immaginate neanche. Allora, vedete qui, pif. Insomma. Vabbè, ma l'impatto estetico? L'impatto estetico per me è da 7,5. Beh. Materiali. Tutta plasticaccia, 6,5. Verniciatura. Ma sbavatura 7. Sì, ma c'è ste righe. Ma quella è la plastica, che c'è anche su tutti i modelli che ha lei, ma anche non... sul Daltanium. No, non c'ha ste righe qua, con la figa, le manderò delle foto. Proprio a guardare bene, perché anche... Col culo. Cosa ci ha dato? Cosa? Accessori. Vuole rompere le palle? Sì. Accessori. C'è un cazzo, a parte... Beh. Lo di mega spadone. Vai, tre stronzini. Sì, c'hai i cuginetti. Cuginetti di campagna, accessori, vabbè, varie abi, sit e mesta. Trasformazione, semplice, ma fa cagare allo stesso tempo. E... Perché fa cagare? Ma perché c'ha dei passaggi un po'... Non è fluida. Però ti sembra quasi di maneggiare un Takara Combiner Wars. Che è anche un bene la semplicità di utilizzo, sì. Però dà un qualcosa che dovrebbe essere linea masterpiece a dei virtuosismi veramente ridicoli. Quindi, vabbè, trasformazione gli do un 6 e la finiamo lì. Confezione, hanno le due, quella roba inguardabile, una carina, una così, gli diamo il 6, sufficienza. Incazzatura,
5, perché un po' mi fa incazzare, soprattutto per quando perdi i pezzi, eccetera. Longevità. Longevità, insomma, che cazzo se lo incula. God Jirai a parte pochi. E degli appassionati di Transformers. È chiaro che lui è il leader della serie Master Force. Non è uno qualsiasi, è proprio il... Tenga mangiato, stazione. Sono. È giusto che... Longevità comunque, essendo il leader ed essendo anche il Gojirai, diciamo migliore, perché poi ci sarebbe anche il Make Toys, che forse è un po' più carino, ma è molto più piccolino. Longevità gli diamo quel 6,5. Rapporto qualità prezzo. Allora, $199 per Super GRI, $127.99 per God Bomber. Ambedue sold out su Show Z, mentre voi vedrete questa recensione. E crea un impatto economico di circa €300 per il ragazzone che è. Quindi, rapporto qualità prezzo, comunque io mi sento di dargli un 6 stiracchiato, ma il 6 glielo diamo. Giudizio finale. Bene, ma non benissimo. Io mi fermo al 6 politico e oltre non vado. E naturalmente, se volete il... Lei cosa vorrebbe di meglio? A parte un po' più di altezza. No, beh, ma l'altezza potrebbe anche... Dovrebbe anche bene. Andrebbe anche bene, perché comunque... No, beh, vorrei una cura migliore, un po' nella trasformazione, ma soprattutto nei materiali e nell'assemblaggio del modello, cioè le parti, perché se noi adesso andiamo a tirare un po' questi pugni qua, cadono, questi cadono, le armi cadono. Cercherei di andare a migliorare la cura di certi dettagli, ecco, soprattutto di quei particolari lì che vi ho detto. E ad esempio, particolare, vedete questa parte qui dell'armatura sul petto. Se noi adesso andiamo un po' a stimolare, salta via. E poi un'altra cosa... È proprio da lasciar stare. Via. Sì, e l'altra cosa, perché proprio non mi piace, che adesso ve lo vado a piffare, è questo stacco veramente ridicolo, Sì. Tra la coscia e la gamba, propria, sì. Che non c'è, non si vede quasi uno stacco. E quindi, che dire... Dare un po' più di armoniosità anche al pezzo stesso, soprattutto che ti dia anche un senso che si possa muovere con un po' più di armonia, perché qui proprio ti sembra veramente un blocco unico e statico. E infatti quello che secondo me si nota particolarmente tanto è che si notano le parti di God Bomber e le parti di Super GRI. Che sono incastrate l'uno sull'altro. Tra di loro. Non che sembra una cosa che debba essere questa. E poi le altre cose. Un po' come il discorso invece inverso che ha fatto Reward, con il Devastator, con il Bruticus, sempre Zeta Toys o anche Superior, è stato nato e concepito prima di tutto per essere il bagaglione grosso, il Combiner. Poi, quel che ne deriva dei singoli elementi è secondario. Qui invece Jinrai da solo fa schifo, Super Jinrai così God Bomber fa cagare. Ma proprio cagare a spruzzo. Qua migliora un po', però comunque se hai fatto schifo gli altri due è perché tu avrai puntato molto sulla cosa combinata, che invece stecca un po' anche nella cosa combinata. È chiaro che se lo dovesse fare Fanstoy, che ritengo forse la casa migliore per te, lo ricompri, può darsi, probabile. Fai il click. Ma lo concepirebbero in maniera molto diversa e anche a un costo molto diverso. Beh sì, ti sdrenerebbe. Ma lei è pronto. Sì, comunque collezionare fa schifo ed è anche sofferenza. Salutiamo Jerry Dano e iscrivetevi a questo canale del cazzo. Grazie al dottor Lobo. Ciao ragazzi, e iscrivetevi a Potere Robotico. Esatto. Per le sprelle e tutto quanto. E niente. E Tabernosina. Sì, salutando, scusa. Ciao Jerry.